Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e oggi parliamo di cosa? Della temperatura di un impianto fotovoltaico. Ma non solo ragazzi, tutto questo grazie a lui, la mia nuova termocamera. Vai con la sigla! Bene bene, primo giorno di termocamera by Vevor. Ragazzi, ve la lascio sotto in descrizione, se vi serve, se vi può interessare, trovate link con sconto riservato ai miei fans. Ragazzi, come vedi, questa è la foto, perché questa termocamera scatta fotografie in tempo reale. Ha un grilletto e, come vedi, la batteria. Analizziamo con l'aumentare della temperatura ambiente quanto si innalzeranno le temperature delle varie componenti del mio impianto fotovoltaico. Qui sto controllando le temperature dei cavi, delle celle, della BMS, dei fusibili. Come vedi, a destra c'è max 28, minimo 24,5. Come vedi, c'è una scala cromatica dove i colori più brillanti mi indicano il calore più alto, i colori più tenui, più scuri, indicano il freddo o basse temperature. Come vedi, il mio impianto, con tutto chiuso, senza aereazione, cioè col cancelletto chiuso, non supera i 30-35, perciò la componente più calda è intorno ai 35 gradi. Come vedi, ora sono zoomato più vicino e arrivo anche a 38,8 gradi. Perché ragazzi? Perché più vicino ti metti, più è precisa la termocamera. Nelle impostazioni puoi anche settare la distanza di rilevamento, così lei in una maniera automatica si può autogestire. Io ce l'ho programmata a 50 cm, perciò più lontano di 50 cm la misura viene un pochino sfalsata, non esageratamente, ma un pochino sfalsata. Vedi, 37 gradi, 39 gradi in questo scatto, 30,4 gradi. Le antenne, ragazzi, sono molto molto calde, guarda, a differenza di tutto il resto, 30 gradi. E ora 34 gradi il quadro di campo. Qui ti vedi i due inverter che, come vi ho fatto vedere ragazzi, hanno una temperatura sotto controllo, anche se con l'inizio della bella stagione io sono certo che toccheremo anche i 40 gradi, forse anche qualcosina in più. E qui ragazzi entra in gioco proprio lei, la mia termocamera, così da tenere sempre sotto controllo tutto, tutti i vari cavi, tutti i fusibili, tutto ciò che compone il mio impianto. Io, volendo, giornalmente posso tenerlo sotto controllo. Una nota negativa, che comunque va bene, già lo sapevo a prescindere, di questa termocamera è che non fa i video. Ragazzi, era bellissimo se riuscivo a registrare dei video. Purtroppo ci dobbiamo accontentare di una misura in diretta, bella live, e delle foto, degli scatti, ma va bene tutto sommato. Perciò ragazzi, come avete visto, l'impianto gira anche col caldo, con temperature molto molto, non dico basse perché non sono basse, non è 20 gradi, 25 gradi, però considerando anche i carichi, considerando le potenze, considerando anche dove è sito, cioè dove si trova l'installazione, che lì è una zona un pochino molto battuta dai raggi solari, perciò si riscalda, valuterò più avanti se c'è la necessità magari di montare un climatizzatore, così da abbattere il calore ove si necessiti. Però per il momento mi limiterò ad aprire il cancello e far creare una sorta di dissipazione attiva tramite appunto il vento. Ragazzi, per questo video ragazzi è tutto. Se ti è piaciuto fammelo sapere e scrivelo sotto ragazzi nei commenti. Ciao belli e al prossimo video.